Namaste, io sono Ace the Brave e bentornati ad un altro episodio di The Banner Saga. Nello scorso episodio abbiamo appena siamo appena arrivati a Rijorn e adesso abbiamo la conversazione tra il gruppo, tra Mogir, Ludin e chissà chi altro. Cos'è questo casino? Sembra che ci sia stata una grande battaglia di recente, ma sono rimasti solo corpi di distruttori. Forse riusciremmo a vedere qualcosa dalla torre. Mandate Varla per lustrare gli edifici e assicuratevi che non ci siano distruttori in attesa di balzarci addosso. Vi ricordo che siamo venuti qua proprio perché ce l'ha chiesto Fasolt, che insieme a questo gruppone di Varl ci ha chiesto di venire qua ad indagare, perché sembra che i distruttori arrivino da questo posto qua, ma sembra non esserci nessuno. Subito! E non alzate il campo o accendete il fuoco, daremo uno sguardo e poi ce ne andremo prima che qualcosa vada storto. Intendevi più storto. Ludin che parla. Ok, negli scorsi episodi abbiamo fatto diversi combattimenti. Qua abbiamo la torre, guardate la scalinata che sale su, è fantastica, come la scala, le proporzioni che ci sono in questo mondo sono fantastiche, perché abbiamo appunto queste cose enormi. Comunque abbiamo solo la cosa degli eroi, quindi andiamo pure a vedere come siamo messi, vediamo anche di spendere la nostra fama, perché quanto abbiamo di fama? 14. Tu sei ferita, però abbiamo tutti feriti, quindi è abbastanza indifferente. A questo punto mettiamo Ludin e Irsa. Abbiamo bisogno di ripararci, questo sì. Teniamo Irsa, di livellabili c'è solo Ludin, perché da 2 a 3 possiamo farlo perché costa 10, quindi livelliamo Ludin. Che si becca un trafigge e respinge di 2 caselle. Quindi bene bene bene. Quindi respinge di una casella, respinge di 2 caselle. Quindi vuol dire che spostandoli indietro i nemici fa il suo danno più fa il danno ulteriore, insomma, dovuto a questa cosa qua. Tu hai la possibilità di spaccare l'armatura. Andiamo al massimo dell'attacco e andiamo anche un po' di questo, di armatura. Mastro del lanciere, bravissimo. E cosa facciamo? Abbiamo Akon che è ferito. Dovrei andare con Gris, con Gunnulf, con Mogir. E non con Akon. Akon è ferito, ma secondo me è utilizzabile. Quindi non portiamo Eric e portiamo Akon. E mettiamolo anche davanti. Quindi Akon, Mogir, Gris, Gunnulf, Ludin, Irsa. Direi che ci può stare. Controlliamo sempre gli oggetti. Abbiamo questo oggetto nuovo che è più 3 di volontà. Questa insolita pietra incisa e calda al tatto. Più 3 di volontà, è fantastica questa arma. Tu che cos'è che hai? Tu hai volontà per turno. Quindi te la rimargini ogni volta, che non è male. Tu hai armatura riposo e va bene. Tu hai il più 1 con le strisce d'acciaio, perfetto, quindi fai più male. Tu hai bisogno di questo oggetto. Più 3 di volontà, quindi vuol dire che puoi subito usare tutta la volontà, che ne hai parecchie, ne hai 5 di volontà, quindi non è male. 5 su 10 che è il massimale tuo. È molto, però anche lei ha 13, quindi non è male. E chi altro possiamo utilizzare? Voi siete tutti in battaglia, sì. Quindi tu non puoi utilizzare nient'altro. Ci sarebbe un altro oggetto, ma è l'oggetto che ha Eric, che non lo sto usando, giusto? L'oggetto di Eric è protegge dalla morte, quindi diamo questo a Irsa, che è un po' la più debole. No, sinceramente non so ancora effettivamente come funziona quell'oggetto, però non è niente male. Vediamo di partire. Di andare avanti, di entrare dentro questa torre e capire cosa succede. Tra l'altro ho guardato effettivamente cosa poteva succedere nello scorso episodio, non c'è niente di grosso, nel senso che abbiamo fatto il discorso di Gunnulf, che siamo riusciti a salvarlo. Se non bruciavamo la foresta ma facevamo un'altra cosa, soprattutto quella di attirarli dentro il bosco e poi sparare le frecce incendiarie, probabilmente sicuramente perdevamo Irsa, perché rimaneva bruciata dentro. Quindi ho fatto bene la scelta. Entriamo dentro la torre e vediamo un po' cosa ci capita di bello. Già organizzato il gruppo, quindi direi che possiamo pure partire.
Non possiamo fermarci, ma dovremmo fermarci prima o poi, perché ho paura che ci saranno altri combattimenti. Qua però non possiamo fare nessun rest, non possiamo fermarci a curare i feriti. Ok, bello. Partiamo con un buco in mezzo, a quanto pare. Questo è un fromboliere dell'inferno. Questo è un fromboliere del fuoco e delle scorie. Questi sparano roba brutta? Mi sa che sparano roba brutta. Sono molto lontani anche, quindi ho bisogno di qualcuno che si muova tanto e subito. E lui è anche lontano, però io ho Irsa. Quindi Irsa può sparare qua. Tu vieni di qua. Akon, vieni qua, che secondo me è la parte migliore per poterti muovere. E voi due state da questa parte. E Ludin viene di qua. E vediamo se tu ce la... Sono stupido perché ho messo Ludin e tu non puoi fare niente da qua. Cazzarola, ho sbagliato. Vabbè, tu vieni avanti da questa parte. Ho messo Ludin e ho bloccato la strada in questa maniera. Tu vieni di qua. Vediamo un po' se ce la facciamo. Gunnulf fa il giro. Questo arriva e lo becchiamo da dietro. Tu vieni qua. Però comunque non possiamo far passare i nostri. Non ci passano di qua. Ho sbagliatissimo la cosa iniziale. Tu vieni a distruggere l'armatura di questo. Dobbiamo distruggerlo il prima possibile. E lui si sta muovendo, perfetto. Però Akon è di nuovo bloccato. Ho sbagliato proprio. Ho sbagliato proprio. Tutto. Ho sbagliato proprio tutto. Tu vieni di qua. Lui si muove da quella parte, ma adesso si sta... vabbè, proviamoci lo stesso. Ok, almeno lui viene da questa parte, sembrerebbe. Anche tu sei bloccato. Allora, tu riposa e Ludin deve andare fuori dalle scatole. Deve assolutamente andare fuori dalle scatole, aggiungerei. Allora, tu vieni qua. A questo punto distruggi lui. Ok, e uno l'abbiamo ucciso. E tu hai possibilità di attaccare qualcosa? Perché sono loro che bloccano la strada. Che sfiga, ragazzi. Tu vai qua e stai ferma. E Akon è ancora bloccato. Tu insegui, anzi vieni qua. Perdiamo Ludin. Ah, lancia delle cose esplosive, tipo. Avete visto? Ha lanciato delle cose per terra. E che questo lo fa? Sì. Ha lanciato delle cose per terra. Pietra fermentazione esplodendo causa due danni ad armatura. E qua ce ne sono due e qua ce n'è una. Tu se vieni qua puoi distruggere lui. A questo punto vieni qua, ti becchi un danno. Però va bene così, perché almeno distruggiamo questo. Ludin ha la possibilità di scappare. A questo punto sai cosa fai, Ludin? Vieni qua e colpisci lui con trafiggere. E ogni volta che fa un passo mi ha fatto un po' di danno in più. Tu sei bloccata qua, quindi riposa. Qua è esploso tutto di nuovo. Mi ha quasi distrutto tutta l'armatura. Akon è ancora inutile in questa situazione. Ciao Ludin. Proprio sbagliato il posizionamento. Se sapevo com'era all'inizio, sceglievo altra gente. Però effettivamente qua era troppo stretto. E i miei non possono passare uno sull'altro, quindi è quello che mi frega in questo caso. Infatti Gunnulf è da buttare praticamente. Quindi vieni qua a sto punto. Avrei potuto farti fare tempesta qua, ma a sto punto ti faccio fare questo. E lasciamo lo spazio a Akon finalmente. 17 addirittura. Urca! Akon non ha fatto un cacchio e si è preso pure le legnate. Allora, Irsa, fai questa cosa qua a sto punto.
accendere tutto quello che c'è. Ok, si sono presi un sacco di legnate, quello sì. Che brutta situazione, ragazzi. Che brutta situazione, proprio sbagliatissimo all'inizio. Ciao anche a Irsa. Però è protetta. Perché ecco cosa serve, ok. Quindi praticamente mi protegge da un attacco. Secondo tu vieni qua e vai di carboni ardenti qua. Faccio un po' di danno aggiuntivo, si spera. Ok, e qua cominciamo a fare danni seri adesso. Promozione per Mogir. Qua si muore. Ah, ok, se la forza è maggiore di 1, quindi se poi mi rimane a 1, quindi praticamente mi protegge per un colpo, a meno che non riesca a curarli, che potrebbe essere un'alternativa anche quella. Qua facciamo un bel attacco. No, non ho fatto l'attacco. Ho perso la concentrazione, ragazzi, su sta roba. Vabbè. Tu ce la fai a venire fin qua? No, allora tu vieni qua. Ritorno indietro, tu sei bloccato qua. Niente, non ce la faccio a non bloccarmi, eh. Mi sto bloccando come un pirla da solo. Tu vieni qua dietro, così eviti quell'esplosione lì, mi uccidi questo e fai anche un livello. E tu contrattacchi. Ok. Abbiamo ferito il mondo di gente, ma siamo riusciti a vincere. Mogir ha fatto una promozione, Griso ha fatto una promozione. Conseguenza è ferito Ludin, aia. Ferito Akon, un'altra volta. Ferito Gunnulf. E ferita Irsa. Il mondo di feriti. 7 di fama, perché effettivamente questo è un combattimento andato molto male. Ti sporgi da un muro diroccato e guardi le infinite ondate di distruttori in marcia al di sotto. Soddisfatto, Akon? Ti chiede Mogir. Il numero di distruttori ti ricorda le grandi guerre. Ho visto abbastanza, rispondi. Andiamocene di qui. Mogir controlla i corpi dell'uomo e della donna. Pensi che quella feccia sia venuta qui per quei due? Chiede Mogir, agitando l'arma insanguinata nella loro direzione. Perquisiscili. Mogir si china, tastando la tunica dell'uomo. Si ferma, aggrotta le sopracciglia e preme l'orecchio contro il petto dell'uomo. Respira, dice, tirando sull'uomo. Lei non è stata così fortunata, dice, guardando la donna. Il suono metallico ti raggiunge dal cortile sottostante, attutito dalla neve spessa. Imprechi. Presto, scendiamo! Prendi quello vivo! Salti i gradini, scendendo i gridi. Ordini a Varla sottostanti. I distruttori sono allineati sul campo di battaglia, armi in pugno. Una battaglia sembra inevitabile. Ancora? Questa volta siamo quasi quasi lì, eh. Però abbiamo ancora occhiate nervose. Carichiamo ancora? Carichiamo. All'assalto. Però dobbiamo rifare la gente. Sì, perché abbiamo parecchi feriti. Abbiamo 11, quindi possiamo far passare qualcun altro a livello 3. Che a questo punto sarà Gris. Promuoviamolo pure a livello 3. E lui si prende l'abilità che respinge e provoca 3 danni all'armatura. Perfetto, e gli diamo uno in più in attacco o due in difesa. Diamogli due in armatura. Ok, allora, tolto lui. Bene. Eric. E poi dobbiamo mettere feriti. Allora, sicuramente Irsa. Perché a quanto pare si attacca gente che attacca da distanza. Ci mettiamo Akon e mettiamo Gunnulf, mettiamo Bersi, ecco, mettiamo su Bersi perché tu sei ferito. Quindi Akon, Mogir, Bersi, Gris, Bersi, Eric, Irsa. Togliamo da Gunnulf il suo più 1, che diamo pure a voi, vi passate questo oggetto. Perfetto, e a Ludin gli togliamo questa, che più 3 alla volontà, che facciamo tornare ad Eric.
Perfetto così, tutti di livello 3. Pronti per la battaglia. Si combatte, si combatte, si combatte fino alla morte. Vediamo un po' come ce la caviamo contro di loro. Ok, diretti uno contro l'altro. Irsa, non so quanto utile tu possa essere in questa situazione adesso, anche per... Ah, però hai l'abilità, Akon può venire direttamente contro questo e Gris può mettersi in centro e tu puoi rimanere un po' indietro e tu puoi rimanere un po' indietro. Allora, Akon... però fai poco danno, perché hai 13. Bisogna vedere chi è il prossimo che muove. Questo e poi questo, poi questo, quindi in realtà tu puoi muoverti direttamente qua e attaccare subito quello grosso, cioè quello piccolo, scusate, fare un danno da 7. Poi tocca a Mogir che viene qua. Au, questo temevo. Tu puoi fare ariete su di lui e spostarlo indietro. Ottimo, tornagli sull'armatura. Tu hai un ottimo attacco qua. E vai. Va bene anche così, che mi ha tolto l'armatura e non altro. Eric, potresti venire qua e faresti anche un'uccisione. Facciamolo. Ottimo. Così lui viene da questa parte e prova a levarmi ancora l'armatura. Tu puoi venire qua e fare le scorie. Ah, sei leggermente troppo lontana. Allora attacca questo. Disfagli l'armatura, perché c'ha 18 d'armatura. Attiviamo anche questo così cominciamo a capire. Ottimo, anche a catena ha funzionato la cosa. Questo viene qua davanti. Tu sei abbastanza inutile qua, però puoi comunque distruggere l'armatura di questo. Questo fa il giro per beccare lui. Mogir. Mogir, Mogir, Mogir. Mi attacchi questo. Oh, lui è tornato indietro. Bene, perché è un bersaglio per il nostro Bersi. Tu non puoi fare niente da qua? No, perché c'è lui in mezzo. No, tu sai cosa fai? Fai riposa. Questo viene in mezzo e mi butta giù Akon. Tu devi andare a distruggere questo prima che evochi gente. Avrei dovuto muoverlo qua e fare il doppio attacco. Ma va bene lo stesso. Mogir. No, scusate, Eirik. Cosa ti faccio fare, Eirik? Ti faccio venire di qua. Ti faccio attaccare questo all'armatura. Questo gira e becca lui. Qua c'è un attacco per lui fantastico. Tu puoi attaccare questo e fai direttamente 9. Tu hai un'uccisione qua? O mi conviene aspettare lui? No, sono troppi turni. No, quindi attacca tu. Ottimo. Poi tocca a questo che si mette lì, perfetto. Gris, attacchi questo e me lo uccidi. O attacchi questo e gli fai danno. Attacchi questo e gli fai danno. Ah, si muove anche lui. Avevo notato sta cosa. E quindi tu sei un po' inutile adesso. E a questo punto puoi fare tempesta. Che non è il massimo della vita, ma gli fai 2-2, che non è male lo stesso. Attenzione qua. Ok. Eirik può venire contro questo.
fargli 3 danni. Però mi blocchi ancora Grisso. Però ti becchi anche una legnata, che però è sull'armatura, quindi va bene lo stesso. Tu vieni un passo indietro e spari una freccia a questo. Ottimo. Ne mancano 2. Uno è di Mogir, mi sa. Mogir, mi fai un bel attacco di questo. Quindi spacchi l'armatura a tutti e due. Eric, sei sacrificabile in questo momento. Tu vieni di qua e fai ariete su di lui. Ottimo, così gli ho tolto un po' di armatura in più. Ciao Eric. Tu vieni qua e mi fai adesso ste cavolo di scorie da buttare qua. Ok, così se lui decide di avvicinarsi fa altro. Tu hai 9 e 6. A questo punto tu vieni qua e vai a distruggere questo. Ottimo, l'abbiamo bloccato. Tu vieni qua e finiscilo. Ne manca uno. Ultima resistenza. Disfagli la natura. Questa è un'uccisione per o Mogir o Gris. Per Mogir. Per Gris, scusate. Addio. Ottimo. E finiamo pure qua. Tornate indietro. Vittoria. Vittoria per noi. Bonus vittoria 2. 3 feriti ancora. Devo fare feriti ogni battaglia. Effettivamente è molto difficile. Però abbiamo un altro 11 di fama. Che guadagniamo. Cosa sta succedendo? Tenevo d'occhio la lotta, poi ho guardato giù e ho visto il distruttore brulicare nel cortile. Non saprei dire quanti stanno aspettandolo fuori. Sono un sacco, se proveremo a riattraversare il ponte dovremo combattere. Qualche opzione? Nessuna, a meno che non vogliamo attraversare quella valle da cui siamo fuggiti nello stesso modo in cui siamo arrivati. Akon, penso che dovresti dare un'occhiata a questo. Vicino l'uomo è stato coperto e lasciato vicino a un muretto, protetto dal vento. Credo che quest'uomo sia un riparatore. Questo crea più domande che risposte. Proprio così mi era sembrato familiare. I tessitori di incantesimi a Ridgeorn? Perché? Quindi i riparatori sono i maghi in questo mondo. Forse sapevamo qualcosa su quello che sta accadendo. Sapevano qualcosa su quello che sta accadendo. Se hai intenzione di dirci qualcosa, dobbiamo portarlo via vivo, di qui vivo. Quindi i lampi probabilmente sono lui. Andiamo o prima dobbiamo riposare? Ma prima dobbiamo riposare, decisamente. Sono d'accordo, decidiamo come difendere questa discarica nel caso attaccassero di nuovo. Ogni giorno che aspettiamo qui, i distruttori continueranno ad accumularsi. Quanti saranno domani? Il doppio? E il giorno dopo? Guarda, a te la scelta, Akon, ma non possiamo tagliare la corda stavolta, non c'è via d'uscita. Se i Varl cadono, se chiunque cade combattendo qui, sarà lasciato indietro. Correremo il rischio, facciamo un piano. Ludin, cosa faresti? Per adesso aspetteremo e difendiamo il difendibile. Rendiamo questo posto difendibile. Per adesso aspetteremo e rendiamo questo posto difendibile. Sì. Il volto di Ludin diventa un unico sopracciglio grattato. Questo è il valore della mia opinione, non è vero? Avevi già deciso cosa fare. Hai solo colto l'occasione per insultarmi. No, me ne vado. Congelati in questa tomba se ne hai voglia. Che tipo. Lo stordiamo? Stordiscilo. Anche se lo vede arrivare, non c'è niente che possa fare per fermare il colpo. Con un solo schiaffo a mano aperta sulla faccia cade in avanti spiaccicato. L'abbiamo ucciso? Dannazione Agor, questo non renderà le cose più facili. Ora abbiamo 2 svenuti da portare fuori di qui. Legatelo, non voglio vederlo o sentirlo finché non saremo arrivati a Grofheim. Suppongo che rimaniamo qui per ora.
Solo finché non saremo pronti a combattere. Sì, rimaniamo perché se ce ne andiamo adesso vuol dire che sto ascoltando esattamente quello che mi ha detto Ludin. Va bene, avverto tutti e ci ritroviamo qui più tardi. Abbiamo decisamente bisogno di riposare, visti i nostri combattenti come sono messi. Ok. Faremo turni di guardia, dice Mogir. Chissà cosa potrebbero fare i distruttori nel frattempo. Potrebbero provarci a farci morire di fame oppure logorarci. Magari tentare di nascondere il loro numero. Cosa vuoi fare? Metti più guardie possibile e fai in modo che tutti si riposino e siano pronti. Provo a tenere un conteggio accurato di distruttori. Fai in modo che tutti riposino e siano pronti. Lo farò, dice. Quando sei pronto a muoverti, dai il comando. Farai in modo che tutti siano in condizione di combattere prima della fuga. Ok, ho aumentato il morale. Possiamo fare il rest. Ottimo. Perché ne abbiamo bisogno. Perché i nostri eroi in questo caso sono messi abbastanza male. E tra l'altro Ludin non è più disponibile in questo momento. Bene. Quindi effettivamente non posso neanche utilizzarlo. Abbiamo bisogno di 3 giorni minimo per riposare. Prendiamoceli. A questo punto ce li prendiamo. Questi 3 giorni di riposo. Direi proprio di sì e poi ripartiamo perché mi sa che ci sarà un'altra battaglia bella tosta. Uno, due e tre. Ok, il morale è bello alto. I nostri stanno tutti bene adesso. Ok, perfetto. E portiamo fuori Bersi. Portiamo dentro. Come siete come uccisione? 14 e 13. Quindi in realtà ci va Bersi. Oppure dobbiamo usare. Oppure possiamo provare a usare Fassolt un pochino. Fassolt al posto di Eric. Fassolt lo mettiamo. Qua. Teniamoci Irsa perché è stata molto utile. Dobbiamo cambiare solo il suo oggetto che glielo togliamo. Ok. E questo oggetto qua lo diamo a Gris. Sì, ok, direi che possiamo andarcene allora. Dobbiamo trasportare anche questo ferito, oltre che appunto a Ludin. Abbiamo fatto rest, andiamocene. Siamo pronti, qual è il piano? Attira i distruttori ad attaccare e logorali. Attraversa la linea di fronte e non fermarti. Manda avanti gli spaccascudi e combatti in difesa. Andiamo tutti, colpiamo duro e li cacciamo via. Mando differsivo ad attirare la loro attenzione e fuggiamo. Questo lo vedo molto difficile. Attira i distruttori ad attaccare e logorali, perché siamo noi in una posizione difensiva. Quindi facciamolo. Giusto, se riuscissimo ad attirare abbastanza da dividerli, potremmo avere ragione. Molto più facilmente, vale la pena provare. Facciamolo. Mandi alcuni Varl avanti ad attirare i distruttori. Qualcuno scende a combattere e viene rapidamente abbattuto e ribaltato dalla scogliera. Gli altri non cadono più nel tranello, invece lanciano pietre esplosive e qualsiasi guerriero abbastanza vicino. Devi modificare le tue tattiche. Ahia. No, carichiamo. Corri avanti con gli altri e sfodi le allarme. I distruttori vengono travolti dalla battaglia. E vai. Spero, perché effettivamente se attaccavano da lontano, se ci buttiamo proprio nella mischia, in realtà potrebbe andare bene. Vediamo un po' che cosa ci capita come combattimento. Ok, li abbiamo cerchiati. Però ce n'è uno molto forte, urca. Questo è un colosso guardapietre che ha 21 d'armatura. E questo è un fromboliere del sole. Ok, allora Akon è il primo come sempre. Quindi Akon lo mettiamo vicino a uno di questi. Lo mettiamo qua. Così può attaccare quello. Tu vieni qua sopra. Tu vieni qua. Tu vieni qua. E Chris vieni qua. Vai. Allora, intanto abbiamo un bel colpo da fare su uno di loro due. Facciamo su a chi tocca dopo. Tocca a lui, ok. Quindi tu puoi attaccare questo e fargli un bel colpo da 10. Spam, fuori uno. E anche colpito un po' gli altri. Questo si è mosso. Ahia, questo è un attacco che fa tanto male. Tu avvicinati. Lui si avvicina e mi colpisce. Akon lo mando in mischia ogni volta e si fa sempre malissimo.
Tu vieni qua a distruggere l'armatura di questo. Ho bisogno di attirare l'attenzione di con Fassolt. Devo attirare l'attenzione con Fassolt qua. Quindi Fassolt vieni qua. Tu fai malizia su di lui. Au. Tu non puoi fare nient'altro, quindi a questo punto vieni qua e attacchi lui. Hai zero di... Ah, non puoi... Mi ha fatto qualcosa, non posso più usare sforzo. Mi ha fatto qualcosa che non mi fa usare sforzo. Cioè, non posso più utilizzarlo. Ah, interessante. Devo trovare un modo per evitare che arrivino loro. Quindi tu dovresti venire... O qui. O qui dietro. Vieni qua dietro. E fai questo qua. Così diamo un po' di fastidio a questi. Ciao Akon. Tu vieni a distruggere l'armatura di questo. Fai un bel portadolore qua. Fassolt, ottimo. Tu vieni qua sopra. Potrei fare ariete su questo? Dai. Spaccatemi un po' l'armatura. Fassolt continua a fare malizia su di lui, che, così, che è il più forte che ha. In questo momento. No, in realtà il più forte è lui. Ma è molto difensivo quello. Tu vieni di qua. Bersi e attacca questo. Ottimo. E lui si muove e morirà in sta maniera probabilmente. Gli attorni? Sì. Tu fai ancora il tuo attacco. Vieni di qua e fai ancora il tuo attacco su questo. 5 pure tutto. Au. Tu hai un forte attacco qua. Au. Ah, deviato. Ottimo. Perché effettivamente lui ha 17 armatura e io posso attirare ancora i colpi suoi. Tu distruggi la sua armatura. Ottimo. Sì, non è forte, è solo molto molto resistente questo. Fassolt continua a chiamare l'attacco di questo? Beh, in realtà ha 8 di energia, quindi... cioè ha 8 d'armatura, quindi... Ah, scusate, ha 8 di energia e di attacco. Quindi lasciamo pure stare. Tu vieni qua a distruggere questo. Ottimo, avrei potuto fare anche tempesta, ma viene così. Tu continua con la tua abilità speciale, perché sembra molto buona. Che toglie da 17, questo passa a 8-5, questo passa a 8-14, non male. Tu hai un'uccisione qua. Ottimo. Qua rimangono in 3. Au. Mi toglie l'armatura su di lui, ma non è un problema. Tu puoi continuare a distruggere l'armatura di questo. Questo mi colpisce. Questo colpisce qua. Ok, lui c'ha 2 di energia. A questo tu hai un attacco qua, perfetto. Tu attacchi lui, ma c'è lei che può attaccare. Guardate che un bel 14 da sniper ed è rimasto uno, è rimasto uno tutto solo soletto, quindi lo prendiamo a sberle adesso. Ok, disintegrata un po' l'armatura. Così va a zero l'armatura ed è un'uccisione per Fassolt. Che fa un altro livello. Molto bene, bene. Molto bene, a parte Akon che l'ho mandato molto kamikaze, però è il suo lavoro a quanto pare. Fassolt ha fatto un livello. È solo ferito Akon. Bene. Ma abbiamo un capo da prima fila, quindi tanto meglio. Con la prima ondata di istruttori fuori dai giochi ti fermi e fai il punto della battaglia. I tuoi
teo guerrieri stanno facendo il meglio che potevi sperare. Fortunatamente ne hai abbastanza per farcela. I distruttori sono furiosi, ma cadono rapidamente. Pensi che potrai rapidamente portarti a distanza di sicurezza a questo punto. Sei quasi libero da questo incubo. Cosa fare? Te ne vai e non lasci i distruttori in vita. Facciamo che ce ne andiamo. Ti prendi cura dei sopravvissuti. Fa male pensare a quanto hai perduto per arrivare a questo punto, per trovare nient'altro che un riparatore svenuto. Speri che ne sia valsa la pena. Ok, andiamocene pure via allora con questo riparatore svenuto. Vediamo se ne valsa la pena. Sul serio, perché stiamo andando verso Grofheim adesso. Quindi stiamo tornando sui nostri passi sulla strada principale, ma questa volta abbiamo un sacco di gente in più e un bel gruppo unito di Varl. Vediamo un po' che cosa succede. Chi sarà questo riparatore? Lo scopriremo tra non molto. Infatti vedete che qua il viaggio continua, il viaggio procede e stiamo andando molto velocemente verso Grofheim là sopra. Questa parte avviene senza perdite, senza combattimenti, e arriviamo direttamente alle due spears, le due lance verso Grofheim. Eccoci che siamo già arrivati, abbiamo fatto un bel viaggetto, bello lungo, e siamo anche a fine capitolo adesso, se non mi ricordo male. Akon, vieni un momento con me, c'è qualcosa che ho pensato vorresti vedere. È una festa di benvenuto da Grofheim, ci portano liquore? È l'unica cosa che mi interessa. Purtroppo no, il riparatore di Rijorn si è svegliato, dice che il suo nome è Eivind. Sembra un nome da riparatore, come sta? Non bene, dove siamo? A un giorno o due da Grofheim. Ti abbiamo trovato alla torre di Rijorn. Cosa ci facevi lì? Grofheim. No, no, no. Questa è la strada sbagliata. Yuno. Dov'è? Dov'è la donna che era con me? Non ce l'ha fatta, amico mio. Abbiamo portato con noi solo i vivi. No, dobbiamo tornare indietro. Non penso proprio. Siamo riusciti a malapena a scappare 2 settimane fa. Sai perché i distruttori sciamano tutto intorno a Rijorn? Distruttori, dobbiamo tornare indietro. È un maledetto cimitero, ragazzo. Mi dispiace, Eivind, la ragazza era morta quando siamo arrivati. Quello che dobbiamo fare è dire a Jorundr cosa sta succedendo e prepararsi per una guerra sanguinosa. Quindi se Jorundr è il re dei Varl. È morta, non ho potuto salvarla. Non ho potuto salvarla. Eivind sembra svuotarsi improvvisamente, scivola a terra e chiede ad alcuni Varl di aiutarlo mettendolo su un carretto. Non è quello che speravo di sentire, ma non so cosa avrei preferito. Andiamo, Ubin. Prima arriveremo a Grofheim, meglio sarà. Dread grips me as we approach Grofheim. None of us expected to see a city unscathed. But what we find steals the very breath from my lungs. Uh-oh. Una città in fiamme. E inizia il capitolo 4, che affronteremo però nel prossimo episodio. Io vi ringrazio della visione, chissà che fine farà Grofheim. Continueremo col capitolo 4, che ci vedrà protagonisti invece dall'altra parte, di nuovo con Rook. Io sono East Brave, grazie ancora della visione. Namaste, be brave.